ricette dai taccuini. E la prima che vi vogliamo presentare è relativa al taccuino d'osteria, ossia i canederli. Esatto. Susanna Cutini, Shadi Hasbun, Alex Revelli, autori di questi libri. E quindi partiamo con i canederli. Partiamo al contrario, mettiamo subito a cuocere, così nel frattempo si fa vedere come si è fatto. Gli ingredienti. Questo è il risultato finale. Gli ingredienti, ci vuole del pane, quindi anche un piatto un po' del recupero. Il pane, quello raffermo, che l'ho tagliato a pezzetti, poi ci vuole del latte, della noce moscata, delle uova, della farina e del prezzemolo. Esatto, oh. E questo, diciamo, va tutto impastato bene. Sì. La cosa più importante, appunto, è, come hai detto te, è il pane. Serve un pane raffermo, possibilmente tagliando via la crosta. E andiamo a metterci un po' di latte per ammorbidirlo. E ovviamente lo fate ammorbidire un pochettino, perché se no non lo lavorate. Esatto, questo è il segreto dei canederli, far ammorbidire questo... bene il pane, aggiungere le uova, ovviamente va sbriciolato tutto il pane, ora in questo caso qui. Ora io ve lo faccio vedere e poi vi faccio dell'impasto finale, esatto. Se no veramente questi signori non vedono nulla. Il prezzemolo. Esatto. Il prezzemolo e poi... A occhio, se vedete che vi si appiccica alle mani l'impasto, ci mettete un po' di farina. Esatto. Però, voilà. La noce moscata l'hai messa? Oddio, la noce moscata. Guarda, noce moscata. Un goccino, si lavora tutto insieme, appunto come hai detto te. Un pizzico di sale, come no? Vedi? Eccolo qua, guarda, ce lo metto voilà. Io. Quindi vai. Questo è tutto quello che è, però il risultato finale, ora spuntiamo un po', è questo. Esatto, aiutati un pochino. Aiutami. Vai. Voilà, vedete questo bell'impasto? Ora io mi metto un pochino di farina, esatto. Perché sennò si attacca. Fatto questo bell'impasto, l'ho rilavolato un pochino, perché si può lasciare anche in frigorifero, fare anche il giorno sì, prima, sì, sì. Volendo. Volendo, tranquilla. Addirittura, guarda, ti dirò, Susanna, non solo si può preparare per tempo l'impasto, ma si può preparare già le palline, lessarle leggermente, metterle in frigo e prendere al momento del bisogno. Perché effettivamente poi si passano un po' nella farina. Vi ricordano qualcosa? A me mi ricordano i nostri gnudi. Che lì l'ingrediente principale sono le bietole e le spinaci, mentre invece qui è il pane. Quindi questo, diciamo che è veramente per antonomasia uno dei piatti anche di recupero. Guarda, ma poi guarda che bella pallina, vedi, con l'impasto semplice deve rimanere così morbido. Io in realtà, Susanna, c'è un segreto anche che mi ha regalato una mia amica che si chiama Sara dal Trentino, che ci mette un pochino di ricotta dentro e l'impasto viene morbidissimo durante la cottura. È vero, la ricotta ammorbidisce molto. Certo. Cioè, ora, anche lo nudo stesso, hai nominato lo nudo, quindi... Infatti, per noi che siamo di Arezzo, della zona appunto anche del Casentino, ci ricordano molto gli nudi. Come li condiamo questi canali? Allora, la cosa migliore, ora noi l'abbiamo fatti lessare nell'acqua bollente, però le possiamo mettere anche direttamente in brodo e servirli in brodo. Sì, come è la ricetta originale. Come è la ricetta originale, come si trova appunto nel libro. Nel taccuino, certo. La cosa ganza di questi canederli, dico ganza e viene bellino perché canederli, una cosa del Trentino unite a una cosa toscana, fatte con pane toscano in questo caso, perché non certo. È detto che dobbiamo usare per forza lei. Poter aggiungere dentro dei funghi, della pancetta, proprio all'interno, tagliata a pezzettini. Voi conditeli come vi pare. Io in questo caso cosa ho fatto? Mi sono fatto... Del buon olio toscano. È il massimo. Brava. Contaminazione. Io in questo caso faccio tostare un pochino di pancetta. Lo speck. Questo okay. È speck che è leggermente certo. Affumicato, quindi richiama. Dà bene il sapore. Vabbè, noi abbiamo fatto i canederli, lo speck, insomma, diciamo che è di quelle zone anche. Guarda, e allora nel frattempo ho preso, guarda, belle fumanti, le palle che avevo buttato nell'acqua sì. E le butto insieme al nostro compostino. Vai. Quindi saltateli insieme. Questo è un sapore, diciamo, che non è non siamo molto abituati, perché lo speck però. Ma ti devo dire che, guarda, è una cosa che nel ristorante va tantissimo, perché mi piace, immagino. Questa idea del pane piace. Guarda cosa facciamo, rubiamo anche un po' di porro, perché speck e porro ci stanno benissimo insieme. Un po' di porro. E lo facciamo girare un po'. E guardate la presentazione, perché sono già stati bolliti come i nostri gnudi. Esatto. Sono già stati bolliti nell'acqua, quando li levate, quando vi vengono a galla, li levate via via. Guarda, vado ad aggiungere un pochino di acqua di cottura. Che ora ho messo di qua. Che facciamo un pochino di... E le andiamo a mettere subito nel piatto. Bene. Guarda che belle palle che avevi fatto te nel frattempo. Va bene, basta. Ah, benedetti uomini! Non mi portare, non mi indurre in tentazione a rispondere. Guarda, andiamo a mettere la nostra pancettina sopra. Sì. Anzi, scusami, il nostro speck sopra ai nostri canederli. Oh, eccoli qua. Lo speck, sapete, ha quel tono un po' di affumicato e quindi questo... Un filino di olio. Taccuino d'osteria e abbiamo i nostri canederli. E diamogli anche un pochino di colore. Colore, colore, colore. Con un pochino di petali di rose. Voilà. Ricette dalla collana dei taccuini, Susanna Cutini, il nostro Shadi Hasbun, Alex Revelli, che siamo gli autori, e abbiamo una ricetta che potremmo definire
quasi senza stagione, perché il porro si trova quasi sempre, sì, ormai. La stagione ideale è di cercare di andare quando ci sono, che vengano belli grandi, belli saporiti. Quindi sono i porri che abbiamo tolto dal libro dei Bizantini, se esatto. Non erro. Infatti qui in questo caso sono andato in una ricetta dal Medio Oriente che si chiama Karat Bil Laimun, ma non è altro che... Solo lui la sa dire. Solo lui la sa dire. In realtà non sono altro che dei porri stufati con il limone. Sì. Semplice, no? Semplicissimo. Cosa facciamo? Vado a tagliare le mie rondelle. I nostri porri. Non devono essere tanto piccoline, perché sennò rischiano di sfarsi. Invece non vogliamo farle disfare completamente. Mettiamo la nostra padella... Nel fuoco. Esatto. Poi guarda una cosa particolare, ora non sto a metterle tutti. Accendiamo la nostra piastra. Già accesa. Vai. Mettiamo un po' di olio, perché è già calda la padella. Sì. E ci vado a mettere l'aglio subito, senza aspettare che l'olio si scaldi troppo. Perché sennò dopo diventa subito colorato di marroncino, insomma si brucia. E quel marroncino guarda con cosa glielo diamo. Vai. Glielo diamo con lo zucchero. Allora, praticamente... Perché gli facciamo una specie di agrodolce. Quindi se io aggiungo un po' di zucchero all'aglio, mi viene l'agrodolce. Mi viene caramellato in questo caso qui. Se non gli piace non ce lo mettono. Sì, non lo... ma guarda, ci sta bene, perché alla fine gli toglie quell'acidità che magari a volte è troppo persistente del porro. Mm. Cosa facciamo poi? Prendiamo tutti i nostri porri, guarda, anche se poco elegante, le mettiamo qui. Sì. E le facciamo stufare piano piano. Aggiungiamo anche dell'acqua, eventualmente. Allora, in questo caso, al posto di aggiungere acqua, vino o altre cose, ci andiamo a mettere, guardate, un pochino di succo di limone. Quindi praticamente filtriamo del succo di limone. Esatto. E questo è un succo di limone che andiamo a mettere. Ora, guarda che bel vapore che viene fuori. Ovviamente questo andrebbe fatto con tempi più lenti. Prima va fatto rosolare un pochino. Non troppo, perché non deve soffriggere in questo caso il porro. Deve solamente prendere sapore, si deve ammorbidire e... Sì. Diciamo che dopo una ventina di minuti dovrebbe essere già pronto. Ora, detto questo, il porro, insomma, voglio dire, è anche una verdura che è diuretica, le verdure si mangiano poco, quindi anche il fatto stesso di fare dei porri, io penso a una frittata, perché lo stesso procedimento si può fare e poi alla fine aggiungerci delle uova. Questa è una base che può servire a tutto. Considera che per me serve ad accompagnare i secondi, un bel riso, per esempio pilaf, con magari delle verdure, della carne o del pesce accanto. Però anche per fare un risotto, se lui potrebbe servire il nostro porro. Ora, ovviamente non avendo 20 minuti di tempo per proporlo, vi faccio vedere come dovrebbe essere il risultato finale. Guardate. Questo è il risultato finale che va ad accompagnare appunto o un antipasto o un secondo. Ma anche un riso pilaf, che significa appunto un riso in bianco, va bene? Che come avviene poi nel paese anche del Medio Oriente, esatto. No? Dove il riso serve a volte anche a posto del pane, no? Quindi dalla ricetta dei taccuini bizantini abbiamo proposto porri al limone, Karat Bil Laimun. Ricette dei taccuini, della collana appunto dei taccuini, Susanna Cutini, Shadia Sbun, Alex Revelli, gli autori, e abbiamo estrapolato una ricetta dal libro degli afrodisiaci in questo caso. Perché insomma, voglio dire, gli afrodisiaci esistono? Te che dici? Diciamo di sì, no. Esistono, va bene? Esistono. Ci abbiamo scritto un libro, ma attivate i cinque sensi, dopodiché... Esatto. Tutto diventa afrodisiaco, anche una fetta di pane con l'olio, però... Allora, facciamo una ricetta molto semplice, guarda. Dov'è? Ecco qua. Allora, in questo caso io l'ho già sbucciata perché avevamo bisogno di tempi di cottura, ma facciamo vedere velocemente come si fa. Ho lasciato questa coroncina in cima per poter giocare anche sui colori. Voi direte, perché una pera potrebbe essere afrodisiaca? Perché ha le forme di una donna e quindi si pensava tutto quello che richiamava un po' un qualcosa, in questo caso le forme femminili, poteva essere afrodisiaco, una bella pera. La presenza dei semi ai suoi interni richiama l'abbondanza, la fertilità. Quindi fate, pelate, io ora la pelo, vai. Guarda, te peli così la mettiamo insieme. Certo, con il pela questo, il pela patate, ci si pela la... No, guarda, infatti guarda, è molto... occhio che taglia, eh. Un coltello. Comunque l'idea appunto è questa, mettiamo in infusione e lasciamo sobbollire leggermente la pera insieme a un po' di acqua, del vino bianco, come è scritto dal libro, secondo me è molto più buono col vin santo. Anche col vino rosso, perché si colorano anche con un vino anche un po' dolce rosso, si colorano tutte belle di rosso queste pere. Vedi, se mi taglio ti chiedo i danni. Vai. Giuro. Poi ci andiamo a mettere abbondante zucchero, perché così la pera ne prende
i sapori, quindi abbondante zucchero. Beh, ascolta, che pere usiamo? Queste allora, qui sono le pere? Queste sono delle Kaiser. Noi nel libro abbiamo parlato di pere Williams, in questo caso qui cerchiamo di utilizzare le pere che abbiamo in casa, perché serve anche queste, come le famose pere cotte della nonna, quindi cerchiamo di andare sono a recuperare. Delle pere in casa? Esatto. Recuperiamole. Anche con le mele viene molto bene, quindi... Però se volete fare l'afrodisiaco, dai, so. E cosa ci aggiungiamo ancora? Le spezie. Le spezie sappiamo sempre che stuzzicano un po' il palato. In questo caso io ci vado a mettere un pochino di cannella. Di cannella. E poi giriamo bene il tutto. Senti, se invece di mettercela in polvere ci mettessimo la stecchina... Sarebbe l'ideale, perché la stecca rilascia piano piano, non cambia la colorazione iniziale che abbiamo scelto. E anche il sapore viene meno forte, perché a volte per qualcuno la cannella richiama il sapore del dentista. Sì, sì. No, e ognuno c'ha il suo. Ci puoi mettere un po' di chiodi di garofano, io l'ho provata anche con il peperoncino, viene benissimo. Diciamo che questa è una pera conosciuta abbastanza perché viene utilizzata spesso, quindi ognuno la può fare i ritocchi che crede più idoneo. Mettiamo anche la seconda. Bella velocemente. Bella questa pera, eh? Guarda come l'hai sbucciata anche bene. Ti sei tagliata le dita? No, vabbè, per fortuna tua. La cosa importante poi, per rifinire il tutto, ora noi ovviamente accelereremo i tempi, cosa facciamo? Io ho già preparato qui, ho sciolto un pochino di cioccolata con un goccio appena di latte, dopodiché ho aggiunto l'acqua di... cottura delle pere. Questa è una cosa importantissima perché serve ad insaporire la cioccolata. Di cannella. Esatto. E appunto anche della pera, del vino, insomma, tutto insieme. Io ovviamente ora l'ho già preparata e la vado a mettere, in questo caso, guardatemi, la vado a mettere sul fondo del piatto come uno specchio. Fai uno specchio. Esatto. Io vi consiglierei anche di sciogliere il cioccolato e basta. Qui c'è sciolto... Dai, hai capito? Sì, perché rimane più attaccato, come no? Rimane ancora vivo. E dopodiché andiamo a prendere la nostra pera, e la mettiamo sopra direttamente, così. Ora vediamo se ci sta. Aspetta, che li tagliamo un pochino la base. Ecco, tagliali un pochino la base. Sì, anche perché se fosse cotta benissimo, diciamo, se fosse portata a completamento la cottura, starebbe in piedi da sola. E dopodiché, se vogliamo, giusto per darle un po' di colore, la andiamo a tingere. Di rosso. Altro consiglio, prendete, fate proprio del cioccolato fondente buono, prendete la pera, ce la mettete dentro, la tirate fuori. Mi sa che hai mangiato parecchie mele di Pippo te, quindi ti piace questa cosa? Lo so, ancora le mangi. È ancora più intenso come sapore del cioccolato. Così è molto, cioè, anche un po' dietetico, però se rimane un pochino più leggero. Comunque sì, se il cioccolato fosse più addensato, ovviamente bisognerebbe avere la temperatura giusta, ora qui in studio non ce l'abbiamo. Sarebbe più ideale perché la glassa proprio, quindi. Bella, bella. Allora, comunque chi la vuole venire a assaggiare gliela faccio anche in diretta. Perfetto. Allora, detto questo, è la pera speziata, no? Dalla collana dei taccuini, esattamente dal taccuinum de afrodisiaci.